Signori, non so se ci sono. Ha crashato tutto, ci sono? Sembra di sì, addirittura tra l'altro già con il... con il... multiquo. Però abbiamo perso il bot qua, quindi riavviamo il bot. Ciao bot, è stato un piacere. Allora, vediamo se tutto va. Strano, non so se è un problema della scheda video con il doppio schermo enorme. Muore. Ah, la seconda volta me lo fa. Non capisco perché quando cambio, quando switcho sulla... quando switcho la scena. Attimo, devo ricollegarmi. Vediamo se va, fammi vedere. Ok. E ormai ho perso gente. La chat qua ormai l'ho persa. Non c'è più. E infatti la chat... oh, aspetta, forse la chat la riesco a recuperare? OBS non mi dà la chat, niente ragazzi, ho perso la chat da OBS, quindi mi devo guardare la chat in tempo ritardo da... ti odio OBS quando fai così, non so perché, ma ti odio. Recuperiamo, finestra, visualizza, pannello, chat. Ci siamo? Oh, Reini, salve! Buonasera, fammi vedere se funziona qualcosa qui. Funziona? Vediamo, mandiamo la tetta, l'emote della tetta. Mi è crashato tutto, Reini, mi è crashato tutto. Allora, tutto questo fammi vedere, ma funziona la roba su Twitch? Quali collegamenti ci sono? Sembra di sì, quindi faccio un test. Vediamo se funziona. E ovviamente non funziona. È andato tutto a puttane. Perché? Perché? Perché so io il perché. Devo mettere qua dentro. Dov'è? Esatto, immaginavo. Allora, così devo fare. La riproviamo un attimo. Devo riprovare una cosa. No. È che ho fatto un cambio. Eccolo qua. Guardate qui che beltà, ragazzi. Questo è il nuovo, è il bot nuovo che ho sviluppato io e che mi ha dato problemi e mi sta dando problemi, però ovviamente è così. Salve, ciao Carmen, Sita, come stai? Devo riavviare un attimo anche questo. No, questo abbiamo detto che funziona, quindi possiamo switchare in game. Allora, rimettiamoci un'altra volta sul secondo schermo. Speriamo... ti stai spogliando? No, non mi sto spogliando, ma mi sto incazzando perché crashano le cose e mi crasha tutto, mi è crashato il mondo. Questa cosa mi fa incazzare. Una bella tetta per te, però tetta non ce l'ho, se no ce l'ho tetta. Fai vedere. Eccola qua, una bella tetta per te. Non c'ho Poppy Poppy, però dovevo metterlo Poppy Poppy. Non ho avuto il tempo di materiale di svilupparlo ancora, perché sono passato a questo nuovo bot. Eccolo lì. Hai sentito? Hai sentito che ora c'è il suono anche delle carte che si mescolano? Quindi noi adesso facciamo così. Mettiamo dove stai? Nei tarocchi. Che ho perso, che non ci sono ancora le carte, che mi è crashato tutto. E avviamo la taroccata di stasera. La metto un attimo in pausa. Mute il giochino. Allora, sto bene Andrea? Così a caso, c'è una domanda. A parte che voi mi dovete dire se... no, però quella è una lettura a lungo termine, quindi non mi potete dire ancora se del tutto va bene oppure no. Allora, mescolo le carte. Tutto questo, come stai Carmen Sita? Come va? Che si dice? Come va la vita? Come stai andando in questi giorni? L'Asle finalmente ci ha mandato un messaggio a mio fratello. Non è che l'ha chiamato, ha mandato un messaggio. Per SMS ha detto domani vieni e fate il tampone alle 10:30 del mattino. Però non ha chiesto i contatti. Vai, vediamo cosa succede al Napoli. Cosa succede al Napoli? Come la squadra del Napoli.
la partita con la Juve, quindi vuoi sapere l'esito della partita della Juve tramite la lettura delle carte. Va bene, allora spaccoliamo, spacchettiamo. Sto bene, Andrea, tutto normale, meno male, meno male. Di ring mi sta riscattando tetta, oh wow. Cosa non doveva uscire, però va bene. In realtà sì, perché l'ho fatto così, devo togliere questa cosa. Allora, allora, potenziale del Napoli. Quindi facciamo una lettura delle carte a Napoli. A breve ne uscirete. Speriamo, perché oggi mio fratello sta parecchio male. Improvvisamente è venuta la febbre a 39. È a vomito. E quindi, cioè, improvvisamente, da che stamattina stava bene, oggi pomeriggio ho sentito malissimo. Allora, la carta del potenziale del Napoli è gli amanti, che è la carta numero 6, gli amanti. Allora, gli amanti vuol dire bivio, scelta, prova, ed effettivamente il potenziale è un po' di una squadra di calcio, se ci pensi, perché sta sempre lì in una prova costante, partita dopo partita, e quindi è lì il potenziale nel mettersi in gioco ad ogni partita. Amante tipo Insigne, mamma mia, Weisrock, lasciamo stare, vabbè, che a me sinceramente il calcio mi frega un cazzo, quindi molti napoletani stanno soffrendo dell'addio di Settio Paolo. Buonasera signori, io vi devo fare una presentazione che, come potete vedere, vicino a Settio c'è un particolare badge. Ebbene sì signori, visto che ne ho un pochettino bisogno, alcune volte capita che possa succedere di aver bisogno di un mod, e ho scelto Settio perché ultimamente è sempre stato presente, e visto che poi sta già a modera in altri canali, ha le skills per moderare. E, no, Settio è dello staff, ma tu sei tra i VIP, è diverso, cioè tu sei il VIPone per eccellenza, è indiscusso. Ho firmato il contratto con il Napoli al posto di Insigne. Comunque sto dicendo, Insigne non è altro che un mero professionista, cioè come io, come qualsiasi, come ognuno di noi, se un'azienda viene e ti offre di più, magari con anche una crescita professionale migliore, tu che fai? Rimane al vecchio posto di lavoro? Ma io non lo so, cioè alla fine non è da condannare, lo facciamo tutti quanti. Quanti di noi abbandoniamo un posto di lavoro perché c'è stata un'offerta migliore? E siamo delle merde anche noi? Assolutamente no. Quindi vediamo il passato del Napoli. Il passato del Napoli è... Attenzione, il diavolo vuol dire eccesso, passione, fuoco, fascino, ed è più o meno quello lì che è stato il Napoli fino adesso, oddio non proprio ultimamente, però nel passato lo è stato, cioè il primo in classifica fino alla fine, fino a poco tempo fa, macinava punti su punti, gol su gol. Effettivamente ci troviamo con questa, diciamo, effettivamente era il diavolo, potente, cattivo, sempre però figurativamente parlando, in partita. Vediamo invece il presente, è la luna vuol dire, vediamo... capacità di comprendere, no, accettazione delle diversità, i visioni, i sogni, ed è più o meno, possiamo dire che il presente, nei sogni e nelle visioni, è il Napoli che vorrebbe essere primo in classifica fino alla fine del campionato. L'attaccamento alla maglia non esiste più, il Napoli gli ha offerto un rinnovo al ribasso e con bonus difficilmente raggiungibili, per cui essendo l'ultimo contratto importante ha pensato al suo futuro e a quello dei propri cari. Ma infatti è così, effettivamente ragazzi, il problema anche del Napoli è che rispetto a tante altre squadre non è che c'ha tutti questi benefici a livello contrattuale, cioè per esempio i diritti d'immagine non sono del giocatore ma sono della squadra, cioè di De Laurentiis.
I bonus sono quelli che sono, cioè dove va i soldi vanno a De Laurentiis, è normale che la gente da un po' se ne va, se ne sono andati i migliori, ne abbiamo avuti di campioni noi, Cavani, Lavezzi, ci vuole anche Insigne, devi comunque a un certo punto anche prenderti la responsabilità di voglio avere il campione, me lo voglio tenere, devo sganciare soldi, non esiste. Invece lui no, vuole solo magnare il pappone. La cosa vera che dico nella napoletana è che Achille è un pappone, ed è un pappone veramente. E vediamo, la carta del futuro per il Napoli è la torre, che vuol dire chiusura mentale, distruzione, rovina, presunzione, ambizione, quindi più o meno è quello che sta facendo il Napoli, vedi, appunto per la presunzione e l'ambizione ha perso quello che è Insigne, pur di non sganciare una lira di più o non fare un contratto adeguato al campione quale è Insigne, che ricordiamoci Insigne vuoi non vuoi, non è certamente Totti o Del Piero, ma comunque rimane un campione europeo. Comunque ha vinto l'europeo. Che vuoi? Devi pagarlo. Se lo vuoi tenere, te lo devi pagare. Mentre, vediamo un attimo, adesso ti leggo, l'ultima carta, che è la carta dello scopo del Napoli, che è... No, non questa. Ed è la ruota. La ruota vuol dire il ricorrere degli eventi, le stagioni, i cicli. Diciamo che effettivamente lo scopo del Napoli è quello là di ripetersi sempre nei suoi errori. Lo fa sempre con tutti i campioni che gli sono passati, li ha avuti, li ha fatti crescere, li ha fatti diventare quelli che sono, e intanto poi se ne sono andati. E appunto vediamo che lo sta facendo, lo ha fatto anche con Insigne, lo ha fatto crescere, lo ha fatto diventare un campione e lo ha perso. Quindi la lettura del Napoli per il futuro, per la partita pro che abbiamo molto sentita della Juve, non è positiva, è pessima per me. Allora, solo per voi, durante queste serate magiche di Kingdom Hearts, Acqua e Quacquera offrono un give con il quale potreste vincere qualcosa. Il give è gratuito, mamma mia, vedete Settio quanto che vedi, io ho scelto di investire su Settio e l'ho reso moderatore. Pappone, impara ragazzi, in poche parole, perderà il Napoli, perderà per sempre, allora non vincerà certamente lo scudetto. Certamente non vincerà lo scudetto, però aspetta, rimettiamoci in game. Non vincerà lo scudetto, però non perderà nemmeno. Addirittura di già subito, va bene, andiamo, risilenziamoci. Non vincerà, non che perderà sempre, perché fortunatamente riesce sempre a stare alto in classifica, tanto da non scendere in Serie B, rimane lì, fa quello che deve fare, diciamo si accontenta, ecco. Magie, dannato correttore, secondo i tarocchi posso diventare un medico radiologo, addirittura medico radiologo, vediamo Settio, vediamo, mescoliamo le carte, vediamo che cosa ci dico. Ma ragazzi, non so, ma vi piace il tocco d'arte che quando riscattate qualcosa si sente l'audio? Anche perché così sento io mentre sto giocando un audio che avete riscattato qualcosa, sennò poi me lo perdo durante gli gaming. Ecco qua, allora andiamo, mischiamo, spacchiamo. Allora, non vince mai lo scudetto, sta inguaiata. Non è che sta inguaiata, la squadra per farlo ce l'ha, solo che il problema è una squadra non c'ha riserve, cioè infatti come hai visto stanno tutti malati, ciaccati, contagiati, e la squadra non riesce ad andare avanti, mentre tante altre hanno le seconde squadre che sono delle prime squadre di altri sono delle prime squadre in tutti gli effetti, per i campioni che tiene. Allora, il potenziale di Settio, addirittura la carta del tuo potenziale è il diavolo, vuol dire fascino, passione, possiamo dire no, egoismo, immoralità, non penso.
Diciamo che il diavolo c'ha la passione, c'ha il fuoco e la passione, quindi il tuo potenziale è quello di appassionarti, di ardere di fuoco di una passione particolare, in questo caso magari la medicina e tutto ciò che ne conviene. E quindi tu ti concentri e ti affascini tanto da essere concentrato su un solo obiettivo. Streamboard disconnesso, che palle, che palle! Fa vedere se è veramente così. Sì, non funziona, aspettate. Carichiamo la pagina. Devo risolvere questa cosa. Questa cosa va risolta. Poi, perché se l'ho sviluppata a volo, ragazzi, quella mezz'ora che vi ho detto che c'avevo problemi col bot. Allora, vediamo invece la carta del passato. La carta del passato del signor Settio è... Dove sta? È... La luna. La carta della luna vuol dire immaginazione, quella che abbiamo, cioè, più o meno sono uscite le stesse carte, che cazzo. Attrazioni dell'ignoto, curiosità, passione. Quindi in passato il signor Settio è rimasto era attratto dall'ignoto, dalla curiosità, dalle passioni che fondamentalmente possiamo ricondurle a quella che è la sfera della medicina, della biologia. È attratto dall'ignoto perché lui ancora non conosce questa materia, nonostante probabilmente sta studiando qualcosina. Ha ricevuto la calzandrea? No, Akiko, purtroppo no, perché non possiamo uscire, dal 27 siamo chiusi in casa, quindi zero calza per noi quest'anno, però è andata così. Vedi, le carte non mentono mai, signor Settio, quindi... Nel passato sei sempre stato attratto dall'ignoto, da ciò che non conosci, e sei stato una persona molto curiosa, probabilmente lo sei ancora ora. Per eccolo lì, Lord Appiattone. La carta del presente invece è l'imperatrice. L'imperatrice vuol dire intelligenza, potere, controllo, quindi le buone intenzioni. Quindi diciamo che ora hai il potere, hai l'intelligenza per affrontare quell'ignoto da cui eri attratto e comprenderlo sempre di più. Hai la giusta intelligenza per poterla maneggiare, avere il controllo di essa. Andrea, ti fa male la cioccolata? Tu sei uno sportivo? Lo so, infatti non la sto mangiando. L'unica cosa dove faccio sgarri è sui pistacchi, purtroppo. Quindi vediamo invece tutto ciò dove ti porta. Dove ti porta? È interessante, interessante. Alla morte. Non so perché a Settio esce sempre la morte. Esatto, anche questo. È anche esatto che esce sempre la morte. E la morte però vuol dire trasformazione e cambiamento. Evento improvviso, quindi magari puoi diventare un medico radiologo, ma con una trasformazione della persona che sei. Perché giustamente ricordiamoci, ragazzi, i medici sono persone che nell'arco della loro vita hanno visto tanta morte, effettivamente, come ci vuole, e questi li ha cambiati. Comunque sono persone che devono avere a che fare con la morte ogni giorno e... Per forza di cose questi eventi ti cambiano, ti trasformano in qualche modo. Sempre sul futuro esce tre volte di fila, ma infatti evidentemente stiamo vedendo la carta della morte come qualcosa di troppo negativo, ma fondamentalmente un medico ha a che fare con la morte ogni giorno. Il fatto che sta nel futuro probabilmente ci fa pensare che la morte sarà una costante nella tua vita futura. Quale vita se non quella del medico c'è la costanza della morte giorno per giorno, perché ne vedrai molte. Vediamo lo scopo finale. Lo scopo è l'imperatore. Attenzione, sulla stessa fila imperatore e imperatrice. L'imperatore, vabbè, sappiamo bene che vuol dire forza, stabilità, potere, sicurezza materiale. E questo, diciamo, lo scopo finale effettivamente... Sì, ci sta, perché il medico ti dà quella stabilità, ti dà non quel potere, perché non magari non il potere per un medico è quando è il primario, però fondamentalmente possiamo dire stabilità, forza e sicurezza materiale, che è lo scopo quello là di Setto, che vuole diventare appunto un medico radiologo, e ci sta. E tutto torna, quindi secondo me, signorina Kiko, se le conviene, direi che la lettura delle carte per il signor Settio è stata positiva, secondo me. Può avvicinarsi
ad essere un medico radiologo. Magari forse non proprio un medico radiologo, ma qualcosa inerente alla medicina, sì. Secondo me sì, Settio, secondo me sì. Io non voglio diventare un medico qualunque, voglio essere il migliore. E questo allora ci sta con la carta dell'imperatore, con il potere, l'essere, la forza e essere eccellere nella, nella medicina. Allora adesso noi ci spostiamo in game e non è andato perché non ha cliccato bene. Clicca bene! Ah, ecco qua, adesso ragazzi ci ripartiamo. E torniamo, insomma, 15 ore, aumentava il tempo ovviamente. Non abbiamo messo pausa. Voglio esaminare, me la fai esaminare? Cosa esamina? Oh! Possiamo scendere, vediamo che cosa c'è qua giù. Oh, Peter Pane! Tra l'altro c'era una cassa sopra che non abbiamo preso. Ma dove sta streamboard e si disconnette sempre? Well, this is as far as I can go. I gotta help Wendy. Ciao. Abbiamo perso a Peter Pan. No. Collana protera. Allora, a proposito, vediamo che oggetti abbiamo preso. Testa di zucca. Testa di zucca. BM massima metà di 2 in aumenta naturalmente la forza di magia e invocazione. No, noi non siamo maghi. Acqua subito. Quando ti stai apprestando a giocare a Kingdom Hearts e sai già che la tua vita sarà incatenata qui nei mondi Disney per le prossime 200 live, prima se puoi fare bere acqua. L'unica acqua che ti dà la forza e i principi attivi e i nutrienti per poter fare questa missione. Salve Zeterius! Buonasera. Acqua, l'unica acqua con il doppio delle Q, l'unica acqua che ti permette di fare una rush di Kingdom Hearts e non morire dissetato. Alla salute tua. Oh, lo voglio anche io. Cosa vuoi anche tu, signore? Com'è che posso scaricare Kingdom Hearts? Kingdom Hearts io lo sto giocando da PS perché ho il collegamento tra PS4 e computer. Purtroppo però ci sta. Su computer è uscita tutta la trilogia. Quindi ti trovo le offerte. Perché ci sta, mi pare. Ma ci ho pensato, non è più un'esclusiva di PS4. È bellissimo. Infatti io l'ho lasciato appeso, sto a 15 ore, ma in realtà l'ho iniziato da mezz'ora in live. E poi l'ho fermato, quindi devo portarlo in live, almeno così lo gioco e lo giochiamo insieme. Perché è troppo, troppo bello sto gioco. Il 3 non lo so nemmeno qual è. No. Wow, se lo trovi manda. Assolutamente sì. Ma c'è stato pure in qualche offerta poco tempo fa. Se me lo andassi a saperlo, Gianco te lo mandavo. Ti avviso 3400 punti. Aia, no. L'acqua è un macronutriente, non nutriente. Scusa, l'acqua è un macronutriente nutriente. Dai, prendiamo sta ultima weapon. Mamma mia, no, l'ultima weapon no, per favore. Allora, coroncina che aumenta gli AP. Però mi abbassa la difesa. Artiglio nero annulla il 20% degli attacchi tipo oscuro. Aumenta valori di attacco e difesa. Oddio, difesa scende però attacco aumenta. Quasi quasi. Collana exp. Perdiamo 2 AP. Annulla il 20% tipo fuoco, ghiaccio e tuono. Aumenta i massi. Vabbè, ce la mettiamo coroncino. Togliamoci un po' di exp, non fa niente. L'exp la possiamo farmare in altro modo. Allora, paperino. Forno di Ifrit. Tra l'altro c'ho ancora il livello 1. Io ci devo comprare la roba a questi due. Fanno cacare, mannaggia la miseria. Perché non vanno do it? Aspetta, fammi controllare che dobbiamo testarla queste cose. Ah, Ah no, perché l'ho mancato effettivamente. L'ho mancato, do it. Excuse me. Allora. Devo mettere gruppo. Video command free. Tra l'altro
Lord Piatto, ma sei sabato tu, sì? Io no, no, non sei più sabato, maledetto. Do it. Esatto. E fai, do it. Poi ci metterò i countdown. Va bene, dovrebbe andare adesso. Vai, vai. Provalo ora. Perché non va mai collegato. Vedete un attimo. Ripsce le buff, sì. Mi è morto Scio. Fammi vedere che cazzo sta succedendo. È la prima volta che lo testo in live. Quindi vediamo che sta succedendo. Facciamo un'altra volta. Rip, do it. It is empty. This should not be the case. Come? Però funziona, vero? Perché Shale Buffo vuole funzionare? Secondo quale criterio? Io boh, veramente, non lo so. Animale. Vedi, questi qua funzionano. Shia doesn't lose. Niente. Ma che cazzo? Eppure l'avevo provato. Oh wow! Oh wow! Forse... No, se non è sconnesso da di... Allora, aspetta, fatemi mettere un attimo nel salottino, che qua mi sto ingrippando. Ecco, non è andato manco... Ma nel salottino! Mannaggia la miseria. Ma nel salottino. Scusa, allora, se io faccio così, do you it? Ci sta, do it, l'ho messo? No, non l'ho messo. No, ho messo tetta, però tetta lo prende. Perché tetta lo prende, do it, no? Oh mio Dio. No, ragazzi, no. Sono avvilito, veramente. Ah, scusa, ho sbagliato io, sono una merda. Ha ragione lui, signor. Tiro a piattone. Perché do it, sale redeems. E sta nei redeems, non qua. Ha ragione. Redeems. Questo succede quando fai il bot il giorno che devi andare live. Tanto di cappello subito. E rigore dovrebbe andare. E invece non va. Porca puttana. Perché non va? Mannaggia, voglio morire, ragazzi. Allora... Fammi vedere. Facciamo così, guarda. Allora, perché mi dice tuplo contain last element? Facciamo così, guarda. A posto. Compile, save compile, vediamo se ora va. Just ah, grazie signori. Do it! Do it! Ce l'ho fatta! Ah! Ingegner Cagliere, sono riuscito a mandare in vacca un'altra live. No. Do it! Just do it! Do it! E mi posso mettere finalmente la bandana. Ah, ecco qua. Aspettate. Fatemi mettere la bandana. La leghiamo. Ecco qua. Perfetto. Mo possiamo andare a conquistare tutto. Comunque, non penso io ti possa aiutare. Non ho la vista da mod sul cielo. Ma come no?
Ettio, ma che schifo l'applicazione della Shell, ragazzi. E quindi, ma tu stai sempre da Shell, Settio, pensavo, quindi... Quindi, this is grave, this is veramente grave. Allora, vedete qua. Ok, ci siamo, possiamo andare. Allora, andiamo. Vabbè, non abbiamo fatto niente, possiamo anche uscire. Ricciardo, esatto, Riccardo. Ah, quanto sprecano le cose questi. Devo togliere l'abilità. Non mi ricordo nemmeno io che cazzo devo fare. Allora, qua dove entro? Milos da casa nuova, esatto. Ah sì, siamo saliti qua e ci sta una scatoletta da aprire. Mannaggia il cazzo time, ma quanto... Ma prima no, la già vuole la skill. Quanto siamo forti? Quanto siamo forti? Sì, ragazzi, tra l'altro se ve lo state chiedendo, sì, l'ho messo a facile. No, non è costato su Cell perché devo studiare. Ah, ok. Vabbè, guarda, su Cell la pista da moderatore non c'è, però ci sono i comandi. Quindi se tu fai slash ban, slash qui, ti funziona lo stesso. E anche poi i comandi, quale shoutout. Cuccioli trovati, ottimo. Ta-ta-ta. Possiamo andare anche di qua. Non mi ricordo più niente. Vediamo che succede. Quite a codfish that Riku, running off with that girl without even saying goodbye. Run off where? Tell me, where did he go? Dove andò? To the ruins of Hollow Bastion, where Maleficent resides. Maleficent. Oh no, hanno preso anche Trilli. But you won't be going there. Oh no. Questa vista la cosa mi fa piacere, mi fa morire del primo è quel cambio tra il modello 3D di Sora e poi ogni tanto appare il hand over the keyblade and I'll spare your lives. Glad I'm merciful, non like the hardware. Yes, so which will it be, the keyblade or the plank? Ovviamente l'asse, il keyblade non si lascia nessuno. It's him, the crocodile that took me hand. Oh, me, he's after me other hand. I can't stay here. Go away. Oh, I can't stand the sight of him. Beh, blind allora, mezza, perché l'ho giocato 13 anni fa e non l'ho mai più completato. E quindi, diciamo mezza, qualcosa ricordo, ma non mi ricordo più nulla della storia, precisamente. Just believe, and you can do it. Oh, possiamo volare. Che bello, adesso impariamo il volo. Guarda lì. Che... Oh. E si vola. Yeah, che bello. Thanks, Peter. Il 3, per esempio, sarebbe tutta blind. You didn't think I'd leave you. Il secondo pure behind, non ricordo niente. Ok, come si combatte? Ho ottenuto forza della cura. La magia energia è diventata un più potente energia. Beh, che figo. Chi togliamo? Paperino? Ma io voglio Paperino. Affanculo. Ciao Giaccone! Giaccone, allora, se il bot funziona, dove ti lascio il link del give. Ok, funziona, fino a che non si disconnette. Ok, nel mondo di Perpano tutti i membri del gruppo possono volare. Premi il cerchio mentre sei a mezz'aria per volare. In volo premi il cerchio per salire, quadrato per scendere. Ok. È la fine per voi. Mamma mia, che bello. Ecco, già. Quanto è bello volare. Peccato che possiamo volare solo.
Oh, è così davanti, mi ha trasformato, bellissimo. Vedete che la magia... Cioè, mi farebbe cambiare. Quante cose che ci sono da fare, non mi ricordo niente. No, si scende giù. Andiamo a gettini. Oh, quanta roba. Prendi conto di quello che hai fatto. Ora devi scaricare. Ora devo scaricare il verso, ma non ho abbastanza memoria, quindi dovrò eliminare il gioco che non, insomma, che non voglio eliminare. Vedi, perché Kingdom Hearts va scaricato. Come stai, Giaccone? Come si dice? Qua abbiamo iniziato la nostra magica avventura a Kingdom Hearts. Abbiamo fatto già un 5-6-7 mondi. Excuse me. Did you finish them off? Aye, Captain. They walked the plank. Every last one of them. Eccolo. Aspetta, ma finisce la cascina. Last you. Ready to make a splash, you codfish? Now it's your turn to walk the plank. Aha. Aspetta, dobbiamo combattere un attimo col boss. Giaccone, ti rispondo. Comunque, io bene, però la situazione è un po' critica. No, critica, non esageriamo. Penso che non lo sto tanto bene, purtroppo. Mi è salita tantissimo. Domani devi fare il tampone di controllo all'ASL. Non so, niente, molto molto male. La febbre 39. E niente, così e così. Spero che non peggiori la situazione. Cioè, bella è quella che è. Ragazzi, che bello, finalmente posso spammare X a manetta. Oh, qua. Aia. Vieni qua. Oh no, ho perso il canale. La mia. Dove cazzo sta? Ah, sta qua. Saluta. Vieni qua. Troppo forte, ragazzi, siamo fortissimi. Troppo forte. Sono passato su Cell. Guardo la chat da lì, studio nel frattempo. Non ti preoccupare, Settio. Se ho bisogno di qualcosa ti urlo. Settio! E tu corri e mi aiuti. Comunque se gli comandi mi sai, non so le letti i comandi. Ah, che bello. Sora ha preso l'abilità Ultimo Arcanum. Che fa? Ho ottenuto diario di Ansem numero 9. Adesso ci rileggiamo i diari di Ansem perché non me li ricordo. Che racconta un po' la storia di Oh, Kairi couldn't wake up, so maybe she's really lost her. Oh, zitto. Sora. I still can't believe it. It really flew. Wait till I tell Kairi. I wonder if she'll believe me. Probably not. Probably not. You can bring her to Neverland sometime. Then she can try it herself. Che bello il modello 3D di Sora e lui di 2D. You can do anything, right? I'll find Kairi. I know I will. There's so much I want to tell her about flying, the pirates, and everything else that's happened. Non hanno mai usato il modello 3D così come l'abbiamo appena visto sempre. Invece no, ogni tanto piglia appare diventa 2D così. Perché? Eccola, Luna Freya, cosa c'ha Settio? Da quando sei diventato mod di Enig? Da oggi, da stasera, perché avevo bisogno di un mod. Quando facevamo le live, per esempio, di Souls Like. Però Ale, ovviamente, che è mod, non può fare anche moderatore e giocare contemporaneamente. Quindi ho scelto Settio, visto che è sempre presente. Ha anche comunque le skill per farlo. E quindi è diventato mod. E buonasera, ma Luna Freya. Vabbè, Kingdom Hearts. Sì, i feels ci devono stare. Era arrivato il momento di farci tutta la saga. Questo è il primo. Dobbiamo fare il 2,
i vari quelli là intermedi di merda e poi il treno. Come sei bello con questo green screen, hai visto? Hai visto? Aspetta, ma tu non sai la mia saletta, aspetta, vi lascio vedere il mio salottino. I just chatting, guarda qui, guarda qui che bello. C'ho comunque la bandana perché me l'hanno fatta riscattare, quindi per un altro po' di tempo. Marica pari. Buono. Mamma mia, tanti. Ti verrà spiegata la storia di Anselm, se ti scocci di leggere puoi anche evitare. No, noi dobbiamo leggerla. Cioè almeno la storia di Anselm ce la dobbiamo vedere. Ritroverai Kairisoro, non ti arrendere. Va bene. E chi si arrende? Allora, ho visto da Alex ieri che tu sei, hai visto? No, ma guarda, veramente stiamo facendo un bel gruppetto, sta nascendo, mi fa molto piacere tra noi streamer. Tutto comunque grazie a... Flare Gumme. Tutto comunque grazie a Giamma che ha fatto in modo tale di farci conoscere tra di noi, farci interagire. Sta veramente nascendo una bella cosa. Come posso volare? Dove devo andare ora? Aspetta. Allora, forse qua sopra. Qualcosa, qualche cassa, ragazzi. Noi esploriamo tutto, se no qua ci perdiamo. Ecco, qua c'è un salvataggio. Andiamo soprattutto, forse c'è qualche cassa, sicuro c'è una cassa soprattutto. E invece no, ragazzi, l'ho preso bellamente nel... Ho visto, sono contento, è vero? E noi ci dobbiamo ancora vedere. Ci sarà ancora lunga la cosa allora, perché purtroppo sono positivo al Covid. Quindi almeno 10 giorni devo stare in quarantena perché sono un po' sintomatico. Ma i sintomi si sono un po' fermati ora. Però comunque il raffreddore, tosse c'è rimasto ancora. Quindi 10 giorni di quarantena, devo farmi il tampone, aspettare che diventi positivo, negativo e poi esco, sì. Che poi basta. Greve, vabbè, appena passa subito, ragazzi, organizziamo, facciamo, diciamo. Allora, salire sul gumship, sì. Allora, noi abbiamo fatto la città di Halloween, Aladdin, la Tarzan, Alice nel paese delle meraviglie, la città di mezzo. Dobbiamo fare molto limpo ancora, eh? In tutto ciò. Pinocchio. Pinocchio non l'abbiamo ancora chiuso. Atlantico l'abbiamo fatto. Allora, ragazzi, Gummy Officina, ovviamente. Aspetta, mi tolgo. Guardate lì quanto è figa la mia Gummy Ship. Guardatela quanto è figa. Allora, questa è la prima versione della Denti Ship. Poi c'è la Denti. Guardatela. C'ha l'occhietto là per dire, la mano per dire ti osservo, mostro infame. Guardate, c'ha tutto. Non... devo mettere un altro motore però. Però non so se ce l'ho. No, infatti mi sa. Qui è raccorto di motori. Oh, aspetta, ora ci abbiamo questi tre. Questi super... quanto sono grandi? Esagerati, ne abbiamo tre di questi. Però possiamo metterli qua. Uno qua, però color, aspetta, il colore è R2. Guardate, che figa che è. Però non c'è la barriera, è una velocità di merda, però infatti adesso ci mettiamo i motori per farla più veloce. Che cazzo si cambiava il colore? Ah, ok, perfetto. Blu. No, i motori li abbiamo fatti rossi, sì, ok, perfetto, così. Ne mettiamo uno qua. Non lo posso mettere. No, non mi piace qua, aspetta, devo trovargli un altro slot. Mm.
Denti, io vado un attimo. Beh, ok. Più a che ora stacchi? Allora, stacco solitamente per la mezza. Dovrei staccare, quindi un'altra oretta e mezza sicuro me la faccio. Anche con questo in quarantena, sto in ferie, quindi non c'ho limiti orari. Però non voglio fare più tardi dell'una, quindi proprio esagerando l'una. Prima che vai, io ti consiglio di entrare nel give. Eccolo qua, ci sta. Se stacchi presto ci becchiamo su DS magari, va bene. Però non ti preoccupare, per il massimo la mezzaluna. Facciamo mezzaluna. Allora, mettiamoci qua. Ok, così va bene. Troppi propri gummi, non ne posso mettere di più. Oh no. E allora ce ne dobbiamo togliere qualcuno qua. Facciamo così, ci togliamo. No, fermo. Così elimini tutto, confermi? No. No. Come cazzo si elimina? Oddio, non mi ricordo più i tasti, ragazzi. No. Ah, oddio che non mi ricordo i tasti. Che merda. Ora entro, perfetto. A dopo, nel caso va bene. A dopo. Ok. Che cazzo? Ok, trovato. Cerchio. Allora, ci togliamo questi qua. Ci togliamo questo. No, aspetta, ci mettiamo non questo, ci mettiamo i flare gummi. Sono più belli. Penso siano più forti. Ma salve Sharpay, buonasera. Qua stiamo facendo la nostra versione della Denti Gummi. Più forte ancora. Ok ragazzi, perfetto. Ci mettiamo un'altra qua. E poi qua niente, non ci possiamo mettere nulla. Dobbiamo aspettare di dropparne un'altra. Non so, così va bene. Questo è il colore. Guarda qui. Oh, velocità 2 adesso, 2 stelline. Mai perso tutto questo tempo nel laboratorio. Un odio profondo verso le camici. Io no, tantissimo, mi piacciono un sacco. Ci voglio mettere tutto. Cioè, guarda qua che stile, che stile, che beltà di ship. Sono riuscito ad arrivare, sì, Sharpay, e ti dico, entra anche dentro al giveaway. Se non ci sei già, fai vedere un attimo la social se funziona bene. Qui su Instagram si inserisce questa giornata su Telegram. Perfetto, ragazzi, sto bot è bellissimo e funziona anche a quanto pare adesso. Allora il 3 lo adorerai. Ma non vedo l'ora. Ok, solo che non mi ricordo più i tasti, quindi come si torna indietro? Mamma mia, guarda la pam pam pam. Come si torna dietro? Ok. Velocità 2, perfetto. Devo scrivere i denti? Sì. Perfetto, ragazzi, possiamo andare. Dovrà scappare da meteoriti e mostri vari, ovviamente. Come ti capisco, Sharpay, pure tu non ami la parte della gummy ship. No, ma dai, è bellissima. Eccolo, Ale, buonasera. Ma come fai le chiappette a tutti? Oddio. Allora, quale missione devo fare? Andiamo un attimo a vedere se c'è un torneo da fare nel Monte Olimpo. Che figo. Ale, quante cose hai fatto? Per ora non penso tantissimo. Ho fatti 5 mondi? 6 mondi? Più denaro? Non un cazzo, che mi ricordo manco i tasti.
Allora, mi pare una coppa questa l'abbiamo fatta. E infatti sì, la coppa Phil l'abbiamo fatta. La coppa Pegaso l'abbiamo fatta. Superare Ercole è possibile? Scoprire la coppa Ercole. Oh, dobbiamo andare subito alla coppa, a fare la coppa Ercole, ragazzi. Eccolo qui, il trio bianco che non ho. Che non mi ricordo. Allora, adesso aspetta. Sharpie, vediamo cosa abbiamo fatto. Allora, andiamo al grillario. La storia fin qui. Ok, la storia di Sora. Sora, Paperino e Pippo hanno uno scopo in comune: trovare gli amici scomparsi. Sora cerca Kairi, sparita insieme all'isola dove viveva. Pippo e Paperino cercano il re, partito per risolvere il mistero degli Earthless. I tre viaggiano con una gunship in vari mondi invasi da ombre misteriose. Nel paese delle meraviglie salvano Alice dalle accuse, ma quest'ultima alla fine viene rapita. Nella giungla profonda Clayton viene posseduto dal potere degli Earthless, ma Sora e i suoi compagni riescono a sconfiggerlo. Sora rincontra poi Riku, ma quest'ultimo rifiuta di seguirlo nel suo viaggio, che è diventata una merda. Per fortuna succede che anche qualcosa di bello. Sora diventa amico di Tarzan e grazie al suo aiuto trova una misteriosa serratura che chiude con il Keyblade. Un Gummy Block si stacca da questa. Secondo Eirith, gli Earthless appaiono nei vari mondi passando attraverso le serrature, quindi se si riuscissero a chiudere tutte le serrature dei mondi si potrebbe fermare la minaccia degli Earthless. Forse il Gummy Block ottenuto permette di portare Sora e i suoi compagni verso nuovi mondi. Riusciremo a trovare Kairi prima o poi? A questo punto il Keyblade non dà risposta. Ah, mamma mia. Se ci sono nuove coppe ti avvisano Chip e Chop. Ah, è vero, giusto, hai ragione. Ma è il counter di Bloodborne o sei davvero morto 18 volte in Kingdom Hearts? Ovviamente è il counter di Bloodborne che ho dimenticato di togliere perché mi si è sfanculato tutto il mondo, tutto. Perché secondo me, sai cos'è? Il computer impazzisce quando hai un monitor principale Full HD e un monitor secondario 4K e impazzisce quando switchi tra i due e crasha tutto. Il mondo di Alice. Noi ci facciamo un po' di recap, ragazzi, perché questa è la prima live ed è giusto capire io dove sono arrivato, anche perché io non mi ricordo dove cazzo sono arrivato. Sora e i suoi compagni seguono il Bianconiglio e si trovano mischiati nelle vicende del Paese delle Meraviglie. Alice è sotto processo per aver rubato il cuore della regina, rischia la testa. Sora, arrabbiato per quel processo senza senso, decide di aiutare Alice. Lui e i suoi amici alla fine trovano le prove che mostrano alla regina l'innocenza di Alice. Però la regina, che capisce che Alice è innocente, questa volta se la prende con Sora e i suoi amici e scaglia le sue guardie contro di loro. Alla fine Sora si sbarazza le guardie e apre la cella di Alice. È vuota. Sora, Paperino e Pippo cercano Alice, ma il Trickmaster sbarra loro la strada. Alla fine anche questo nemico viene sconfitto, ma di Alice nessuna traccia. Ciao ciao Alice. In che modalità sto giocando? Ovviamente facile, perché sennò non ce ne usciamo più. Ho iniziato da solo, modalità difficile. Ero arrivato ad Aladdin, non riuscivo a fare il mondo di Aladdin, che è praticamente il primo. Ah, grabba sapebbe. E ho resettato e ho fatto il... facile. Allora, Sora e i suoi amici vincono tutte le competizioni e arrivano fino allo scontro finale. Ad attenderli c'è Claude, sicario ingaggiato da Ade. Come se non bastasse, Ade libera Cerbero che si scaglia contro Sora, Pippo e Paperino. Per fortuna appare Ercole e li protegge alle furie del cane infernale. Sora e i suoi amici non vogliono lasciare Ercole da solo. Ritornano all'arena per combattere contro Cerbero e lo sconfiggono. Phil percepisce le qualità dei tre amici e li riconosce cuccioli d'eroe. Sora e i suoi amici, per diventare veri eroi, dovranno affrontare ancora molte battaglie, è vero. Partecipiamo ai vari tornei e battiamo tutti gli avversari. Perfetto. La giungla profonda. Clayton sbarra la strada a Sora e i suoi amici alla ricerca di Riku, Kairi e del re. Pervarso al potere degli Earthless, rapisce Jill e attacca i gorilla. Sora, Pippo e Paperino però riescono a sconfiggere Clayton ed il terribile mostro invisibile questi nomi difficili. Stegogeco. Sora riceve il permesso di Kerchak di proseguire fino nel profondo della giungla. Oddio, ragazzi, la dislessia sta iniziando. Attenzione, dislessia in arrivo. Tarzan accompagna i nostri eroi fino ad una grotta dove vi è una misteriosa serratura. Chiudendola con il Keyblade appare uno strano Gummy Block. Purtroppo non c'è alcuna traccia di Riku, Kairi o del re, ma i nostri eroi non si danno per vinti. Salutano Tarzan e Jane, Aroe War, Shoshanna e partono per altri mondi alla ricerca dei loro amici a bordo della Gummy Ship. Come me, in modalità facile. Cioè, io ho fatto principiante, esatto, quella lì, io ho messo la più facile, proprio per fare tutto velocemente, sennò qua veramente non riusciamo. Ah, grabba. Jafar, che capisce al dominio della città, ruba la lampada di Aladdin, rapisce Jasmine e la porta nella caverna del deserto. Poi i suoi amici lo inseguono e si trovano faccia a faccia con Malefica. Jafar e Malefica
stanno riunendo le sette principesse che hanno il potere di aprire l'ultima porta. E Jasmine è una di esse. Ecco qua, quasi si inizia a infittire la storia. Jafar attacca Sora e i suoi amici anche con la forza del genie. Sora riesce a sconfiggere Jafar, trasformato in genio per il potere della lampada. Ma Jasmine viene rapita da qualcuno. Da chi? Non si sa. Aladdin libera il genio dalla schiavitù e gli chiede di salvare Jasmine. Il genio accoglie le richieste dell'amico e segue Sora e i suoi amici nel loro viaggio. La balena. Sora, Pippo e Paperino, inghiottiti con la camicia della balena, incontrano al suo interno Pinocchio e Geppetto. In un tratto Pinocchio si allontana e Sora, che lo insegue, vede riapparire Rico davanti a sé. L'amico agisce in modo strano. Rapisce Pinocchio e scappa. Sora lo raggiunge, ma Pinocchio viene posseduto dagli Heartless e non riesce più a muoversi. Il cuore del burattino, però, è forte. E qualsiasi cosa capiti non sparirà mai, almeno fin quando io, il grillo parlante, sarò la coscienza di Pinocchio. Infatti, sentendo la mia voce, Pinocchio riapre gli occhi. Riku però sparisce e Sora non riesce a credere che l'amico sia cambiato a tal punto. Ebbene, ebbene. Quando leggi tanto e velocemente ti si secca la gola, c'è solo un rimedio per poter continuare a leggere il grillario a questa velocità della luce senza sbagliare una parola e portar via la dislessia, ed è acqua. Acqua è l'unica acqua col doppio delle Q, l'unica acqua che ha il doppio potere di non farti venire la dislessia e di dissetarti il doppio. Bevete acqua e diffidate alle imitazioni. Alla tua salute, Ale. Eccola la sciarpa. Guarda. Oh no, era qui dietro fino a un attimo fa. Qua insieme amorevolmente. Non scappare ora. Ora che stai qui, è il tuo sogno proibito stare qui. Vabbè, se n'è andato. Cosetta? Ehi, muovo le coccole mo. Ah, eccoci qua. Allora, ma in questa modalità non puoi tagliare l'ultimo, non puoi avere l'ultimo TK Blade. Lo so, ultima Weepo non si può avere. Mi dispiace, non l'avremo mai. Non fa niente, dai. Ma quando la Catto Cam? Allora, la Catto Cam, non lo so se in questa stanza non riesco a fare. Però posso fare questo in questa stanza. Ed è allora. Dov'è? Posso fare così, cambiare in salottino. Devo fare... Oddio, dove stanno i filtri?